Eccoci insieme, cari telespettatori. Allora, quest'oggi, supportati naturalmente dal nostro esperto, a questo punto ve lo presento subito perché è connesso qui con noi il professor dottor Mauro Cancian. Grazie di esserci, di partecipare a questa trasmissione, professore. Buona giornata a tutti. Grazie. Direttore dell'unità operativa diagnostica dipartimentale di allergologia dell'azienda ospedaliera Università di Padova, presidente di Itaca, l'associazione che riunisce i centri di riferimento italiani per l'angioedema. E parleremo di allergie, poi il professore ci parlerà anche di queste patologie di carattere allergico che sono anche considerate malattie rare, dello sviluppo della ricerca per la cura in questi ambiti, a che punto siamo arrivati, e del fatto che si stanno diffondendo in modo molto importante, a volte anche grave, con conseguenze e ripercussioni che sono più allarmanti rispetto agli anni passati, anche a seguito dei cambiamenti climatici, cambiamenti ambientali che portano delle ripercussioni anche per quel che riguarda la nostra salute. E poi immunodeficienze e altre situazioni soggettive che possono condizionare la reazione del nostro organismo in presenza di fattori allergicizzanti, che però sono molteplici, possono essere di carattere sintetico, alimentare, quindi somministrati, ma possono anche provenire dalla natura, quindi abbiamo tutta la categoria dei pollini e poi, perché no, anche i calabroni e quant'altro. Effettivamente, professore, c'è anche il quant'altro, no? Ci racconti un attimo, innanzitutto ci incuriosisce capire Itaca, che cos'è e come mai ha questo ruolo così importante proprio in questo periodo. Ah, lei ha già anticipato una sorta di summa immunologica alle diverse problematiche con cui si trova ad interfacciarsi un allergologo, un immunologo, specialmente in un hub come questa azienda ospedaliera universitaria. Itaca è l'acronimo di Italian Network for Hereditary and Acquired Angioedema, quindi è una società scientifica fondata da me, attualmente ancora presieduta da me, che raggruppa i centri di riferimento italiani che si occupano con un'elevata expertise di questa patologia, l'angioedema, e che quindi sono in grado di diagnosticare le sue diverse varianti, di certificarle perché sono dei centri riconosciuti dal sistema sanitario e anche di prescrivere i farmaci più indicati. Ecco, lei ha parlato di angioedema, però in sé per sé, in base alla mia non conoscenza della tematica, un po' così comune, è ritenuta una qualcosa di temporaneo, questi rigonfiamenti, un po' di tumefazione che dovrebbe passare nell'arco di pochissimo tempo e non avere conseguenze. Invece può essere un'altra tipologia, può essere qualcosa di più cronico, non so, Certamente, ereditario. Ci spieghi un quello attimo. qua, quanto lei sta dicendo è perfettamente corretto, perché l'angioedema è determinato da un aumento della permeabilità dei vasi, dei capillari sanguigni, quindi del plasma fuoriesce dal nostro circolo, si va ad accumulare nei tessuti e quindi rimane lì per un certo periodo, poi generalmente nell'arco di giorni e ore viene riassorbito. Questo è vero, però bisogna tenere presente che gli angioedemi possono essere molto rilevanti dal punto di vista dell'interessamento, cioè una mano, un piede si possono gonfiare in maniera tale da precludere le attività lavorative o scolastiche per un tempo prolungato. Gli angioedemi possono coinvolgere anche l'apparato gastrointestinale, determinando delle coliche addominali acute, a volte scambiate anche in un setting di emergenza, in un pronto soccorso per appendicite, perché sono molto simili, o infine coinvolgere le vie aeree respiratorie. E l'edema più importante, per fortuna non così frequente, ma sicuramente temuto perché potenzialmente anche con esito drammatico, è il cosiddetto edema della glottide, quindi la chiusura delle vie respiratorie superiori. Quali sono le cause sostanzialmente? Perché si parla di ereditarietà? Allora, nella maggior parte dei casi in realtà gli angioedemi sono di tipo sostanzialmente allergico, specie in età giovanile, cioè mediati più o meno dai mastociti e dall'istamina, questo mediatore che tutti conoscete, se non altro tutti conosciamo perché usiamo gli antistaminici. Ma ci sono delle forme poi invece correlate ai farmaci, in particolare agli ACE inibitori,
che costituiscono la classe di antipertensivi più utilizzata al mondo e che rappresentano la principale causa di accesso per angioedema in pronto soccorso in qualunque area geografica dell'Occidente. E questi angioedemi hanno la caratteristica, oltretutto, di colpire soprattutto il volto, la bocca, le labbra, la lingua e quindi di essere sostanzialmente pericolosi perché interessano potenzialmente l'accesso d'aria nei nostri polmoni. E ci sono infine le forme ereditarie di angioedema, che sono delle malattie rare. In Italia la prevalenza è di circa 1 su 50.000 persone, quindi si stima che in Italia ce ne siano circa 1.200 di pazienti con questa patologia, dovuta alla carenza di un fattore del complemento. È una malattia genetica trasmissibile padre di madre in figlio e che determina un difetto a livello di questo mediatore. Nel Veneto, personalmente a Padova, personalmente con i miei collaboratori, il dottor Santero in particolare, a Padova ne seguiamo 180. Caspita, sono parecchi però 180, 180 persone Certo, viste. perché le malattie rare, questa è l'importanza anche di avere creato un network a livello nazionale, le malattie rare di per sé sono tante, sono migliaia, sono rare per il singolo paziente, ma non nel loro insieme. È quindi opportuno che ci siano degli esperti in grado di poterle conoscere e trattare bene, e la tendenza è a creare in ogni area geografica, io seguo in particolare soprattutto i pazienti del nord-est Italia, oltre a qualche paziente della Lombardia, dell'Emilia-Romagna, a creare degli esperti che sono in grado di intercettare la malattia, perché il problema della malattia rara è soprattutto il ritardo diagnostico, anche in queste forme di angioedema. Il paziente brancola nel buio per anni, perfino decenni, magari accedendo da un pronto soccorso all'altro, continuando a fare visite specialistiche, in cui i suoi sintomi vengono scambiati per allergici, quando allergici non sono. E questo è particolarmente rilevante perché la terapia di queste forme di angioedema non mediate dall'istamina è completamente diversa. Non essendo allergiche, non si possono trattare come le allergie, ma esistono dei farmaci specifici, innovativi, ne abbiamo una discreta quantità nel nostro bagaglio terapeutico che noi possiamo utilizzare nei singoli casi a seconda delle particolari esigenze. Però la patologia si scatena in presenza di certe sostanze con le quali il nostro organismo entra a contatto, sostanzialmente, siano queste farmaci di un certo tipo o Sì. quant'altro. Quindi rientra nella grande categoria delle allergie in certo qual modo, però Sì, non è. la prima parte di angioedemi, quella dicevo, quella allergica che è più frequente, sicuramente richiede uno stimolo che può essere alimentare, uno stimolo che può essere farmacologico, uno stimolo che può essere dovuto, per esempio, a punture di menotteri, api, vespe e calabroni. Ecco, conseguenze, ci ha spiegato le conseguenze nel caso di punture, quindi in varie parti del corpo cosa può succedere, ma soprattutto come se ne esce, quindi qual è il decorso di questa patologia e che durata può avere, quindi cosa fare la persona, come può accorgersi di essere in presenza di questa malattia rara e rivolgersi magari a un'unità operativa specializzata come quella che lei rappresenta. Beh, se ne accorge perché continua a presentare con una periodicità variabile che può andare da giorni a settimane o mesi, questi gonfiori oppure queste coliche addominali inspiegabili, non correlati ad uno stimolo particolare. Se c'è una familiarità, ovviamente è più facile sospettare quella malattia, ma in un quarto circa dei nostri casi non c'è una familiarità, cioè i genitori non sono affetti. Perché? Perché si tratta di neomutazioni, cioè sono dei neonati che nascono con questa mutazione creatasi durante l'embriogenesi, quindi rappresentano i capostipiti di una potenziale nuova linea familiare. E la mancanza proprio di uno stimolo, apprezzabile che deve suggerire l'ipotesi di un qualcosa di diverso. Devo dire che i nostri pronto soccorso, in Veneto in maniera particolare, ma anche in molte altre, zone d'Italia, sono ora molto ben attrezzati da un punto di vista culturale e anche di strumentazione, per cui la maggior parte delle richieste di diagnosi ci pervengono attualmente proprio dai pronto soccorsi, perché vedono ricorrere alle loro cure questi pazienti in cui non si capisce la causa e quindi a un certo punto scatta il campanello per cui il collega urgentista, a volte anche il collega specialista, ovviamente ambulatoriale, chiede la nostra consulenza.
se sono dovute a delle mutazioni, c'è un fattore ambientale che ha condizionato questo oppure comportamenti di un certo tipo da parte dei genitori, fattori che sono No, in intervenuti, non si questo, conosce no, ancora? no. In questo caso si tratta di una mutazione spontanea, non ne conosciamo, tendono a raggrupparsi appunto in cluster familiari, per cui noi abbiamo dei pazienti più raggruppati in alcuni comuni rispetto ad altri, ma non sono malattie genetiche in cui possiamo sospettare che l'abuso di alcune sostanze, dei comportamenti particolari, l'uso di pesticidi Infatti. possa avere favorito, diciamo, indotto in qualche maniera la mutazione genica. L'unità che lei rappresenta fa parte di una rete più complessa di carattere europeo. Questo ai fini della diagnosi, della ricerca, oppure anche non so, della gestione farmacologica, per quale ragione? Che è la ERNA, no? Certamente, noi facciamo parte sia di un network europeo specifico per l'angioedema, ma come associated member anche di questi ERN, l'ERN Rete in particolare, che si occupa di malattie immunitarie, di malattie autoinfiammatorie. Gli ERN sono le reti di eccellenza europee per la cura delle malattie rare, di cui Padova rappresenta, lo sappiamo, l'azienda ospedaliera universitaria che partecipa al maggior numero di ERN specialistiche, quindi quella con maggiore expertise, se volessimo dire, in malattie rare, e nascono sostanzialmente perché? In un'ottica di integrazione dell'assistenza europea transfrontaliera per garantire a tutti i pazienti con malattie rare, dicevo prima, le malattie rare non sono conosciute, sono tantissime, nessuno di noi può conoscere tutte le malattie rare, io stesso ne conosco alcune, ma di altre magari non mi è capitato nemmeno di sentire il nome. Può capitare che il paziente viaggi, si rechi all'estero per lavoro, per turismo, per altre problematiche, e queste reti sono nate per garantire a tutti noi europei un'assistenza in qualunque sede ci si trovi. Ecco, perché effettivamente la malattia, malattie rare, ma anche queste forme di allergia sono debilitanti anche per gli spostamenti, proprio psicologicamente per le persone, perché c'è sempre il timore di incorrere in una situazione di rischio, di pericolo e non sapere poi che cosa fare, chi rivolgersi, come comportarsi. Questo può essere una copertura, quindi sta dando anche delle Certamente, risposte. sì, poi da questa copertura nascono anche delle conseguenze molto positive. Perché? Perché si farete dal punto di vista assistenziale, ma si farete anche dal punto di vista culturale, scientifico, nel senso di progetti di ricerca per comprendere meglio queste malattie, sperimentazioni europee o mondiali di farmaci nuovi. La nostra unità operativa in questo momento è coinvolta in 14 sperimentazioni, di cui 12 internazionali, di 6 siamo capofila noi, che sono proprio mirate ad affrontare patologie, soprattutto malattie rare, ma non solo, stiamo studiando anche l'impatto delle allergie. I pazienti con angioedema, se diagnosticati correttamente da un centro di riferimento, hanno a disposizione quindi anche dei farmaci che possono portare con loro, per cui possono viaggiare ora a differenza del passato, che sono in grado di autosomministrarsi perché noi lo insegniamo loro, e diventano in qualche modo simili a quelli che sono un po' i pazienti allergici. Parlavamo prima di angioedema, ma può essere importante perché colpisce le vie aeree. Ma la patologia, se torniamo sul versante allergico, quello diciamo mediato dall'istamina e dai mastociti, noi conosciamo come termine l'anafilassi, lo shock anafilattico, questo raro ma che così tanto spaventa. Noi sappiamo che i pazienti che hanno avuto uno shock anafilattico, un'anafilassi severa, sono dotati da parte dei loro allergologi di adrenalina autoiniettabile, che la Regione Veneto oltretutto dispensa a carico del sistema sanitario, proprio per consentire loro di intervenire prima possibile, qualora la sintomatologia si ripresenti e in qualunque luogo si ripresenti. Perfetto, le interrompo un attimo, professore, sta dicendo cose peraltro interessantissime, poi entriamo nello specifico anche delle più semplici tra virgolette, perché chi ne soffre non le reputa tali, allergie, quelle più diffuse. E dopo la pubblicità, quindi pochi secondi, anche voi restate con noi, cari telespettatori, con il nostro ospite, ci vediamo tra poco.